Ciao a tutti amici di EveryEye, bentornati sulla rubrica Happy Gamer con la nostra bellissima Shana, eccola qua, e siamo ovviamente su Ion per la nostra terza puntata della nostra serie. E vediamo un po' dove eravamo rimasti, ecco, per proseguire un po' nella nostra avventura. Ovviamente, come sempre, impostiamo il nostro magico timer. E eravamo arrivati in questa bellissima foresta dove c'erano le sifilidi della foresta. E abbiamo un bel po' di missioni, se non ricordo. Allora abbiamo questo qua, l'intruglio di Namus, dice portate la pozione a Lonian e otterrete una ricompensa. E vediamo, è... Ok, non è neanche particolarmente lontana, è qua. E qui abbiamo anche, ricordiamoci, Oz e Tula. Quindi... Poi parlate con Feyre, questa magari andiamo a farla adesso. Eliminate i Mepigus, pelo corto che divorano i funghi. Questa potrebbe essere qua intorno, ok, è poco più avanti. Poi, rimedio per l'insonnia, portate le ali delle sifilidi della foresta a uno, quindi lo dobbiamo uccidere. E un oggetto in grado, portate a Pranoa tre pepite di Luciferna, che possono essere rintracciate... Ah, questa è Pranoa. Sapere il nemico. Ah, questa ce l'abbiamo già, quindi dobbiamo solamente riportargliele. Eliminate gli Abex del bosco, che si trovano sempre qui poco più avanti. E una richiesta degli E. Suonate il flauto, che va fatta. Non si sa. Allora, io direi, ragazzi, primissima cosa, andiamo a consegnare. Questa, facciamo questa. Parlate con Feyre. Forse c'è più vicino consegnare questa. Andiamo prima a consegnare questa. Quindi... Di qua. Beh, queste uccidiamole così ci danno ci danno le ali, ecco, che ci servono. Vediamo se mi ricordo ancora come si gioca. Ok. Sordita. Mi mancavano le urla della nostra epica Shana. Non so a voi, ma ok, un'ala l'abbiamo. Qua ce n'è un'altra. Andiamo a prenderla. Da dietro, mi raccomando. Ok. Ok, altre ali. Ce ne manca una, perfetto. Che la prenderemo da questa appena ci si... Ah no, la skill è già ricaricata. Vai. Maledetti sifilidi della foresta. Resistenti, eh. Ok. Perfetto. E uno è più indietro. Ok, bene, allora. Andiamo un po' a consegnare le nostre cose. Se ci pozziamo, ui. Allora, prima cosa qui andiamo a consegnare. A Pranoa la quest, un oggetto in grado di risplendere. State bene? Sto bene, grazie. Ok, esperienza e soldini, perfetto. Altre quest non ne hai? A posto. Adesso era qui intorno anche questa, vero? Un po' più indietro. Ah, uno è qua, ok. E andiamo a dare anche a uno le sue ali di sifilide, perché senza, sapete ragazzi, non può vivere. E da queste parti? Sì. Sono
tornati praticamente qui all'accampamento. Allora, uno era lo chef, giusto? E anche Polinia voleva qualcosa. Salve. Benvenuto, Deva. Unguento. Andate subito da Accampamento di Melpone. Incontratevi con Custanon per ricevere introduzione sull'utilizzo dell'aerotrasporto. Che è una roba stralontana, immagino. No. È qua. È questo. Che cosa vi serve, Yang? No, questa è una... Ah, sempre miniera. Cosa vuoi che faccia? Se cofanetto magico è nella miniera di Kabara, stupidi koboldi potrebbero prenderlo e distruggerlo. Veloce, andate. Allora, tanto tu Ai consegniamola fornelli quest. non mi batte nessuno. Eccola qua, prendi le tue sifilidi. Fate il piatto preparato da uno Anamus, va bene, lo portiamo. Questa qua del cofanetto magico, andate subito nella miniera dove me l'ha messa. Rimetti, devo mettercela io. Allora. Il trasportatore custom dovrebbe essere qua. Eccolo là. Questo probabilmente ci serve per teletrasportarci da una zona. Come figo sto tizio. Vabbè, non mi interessa. Andate da Melpom all'accampamento. Faved. Ok. Penso comunque di doverci andare. Non posso teletrasportarmi, ci credo. Ah, sì. Si può per 158 di oro. Non è un po' tanto. No, neanche tanto. Safe travels. Vabbè, una cosa alla volta. Ci pensiamoci dopo. Allora, adesso volevo vedere dov'è la miniera. Non me lo fa vedere. Forse perché non l'abbiamo ancora scoperta. Ah, questo dobbiamo portarlo a Namus. Quindi ora andiamo a parlare con Feyre, che è la cosa più vicina. Che è la cosa più vicina. Cioè, vicina si fa per dire. Andiamo a parlare con Feyre, che era quella, ve la ricordate? Che c'era là a pescare quando nell'episodio 2 ci siamo messi a Zompa a uccidere gli Yensink e i bue, là, giganti, una cosa del genere. Tipo là, là in fondo, vedete, c'è il molo, era là. Polinia, i cherubim sono stati particolarmente persistenti ultimamente. Zompa Shana! Vai, prima persona. Eccola lì, Feyre. Ci darà sicuramente una quest, scommetto. Op. Ci dica, Feyre Questo pescatrice. clima è ideale per la pesca. Parlate con Asteros, che mica sto qua dietro. No. Dov'è Asteros? Oh miseria, c'è tutto un avanti e indietro, qua. Ragazzi, è tutto un vai di qui a parlare con questo, vai di là a parlare con quell'altro. Spero che andando avanti le missioni diventino un po' più interessanti, Immagino che per voi non sia particolarmente divertente vedermi andare avanti e indietro. Però purtroppo per il tipo di registrazione che faccio non sono ammessi tagli. Perché se no dovrei editare il video, diventerebbe più pesante, più lungo, insomma, tante cose tecniche. E quindi registro senza tagli. Perciò mi spiace, se questa parte è un po' noiosa, dipende dalla quest, non da me. Cerco di intrattenervi come posso. Ah, volevo saltare, grazie. Ta-na-na-na. Allora, ha detto che dovevamo parlare con Asteros. Asteros, 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 Asteros. Ah, stai mica qua dentro. No. Scusa,
mi scusi. Dov'è il signor Aster? Cos'è questo? Asteros, sì. È dentro qua la chiesa. Salve, signor. Asteros. Ma qua c'è Kagas. Come quando gioco a Daylight, che mi viene la Kagas. Istruttore per maghi. Salve, Maria Asteros. Mari e Luna. A posto, conclusa. E c'era anche, cos'era, il messaggio per... No. Adesso, quella che facciamo è, penso, guardate la pozione Alonian, era mica... Ok. A sto punto direi di usare il teletrasporto barra aerotrasporto, che è sta qua, salve. Per andare lì all'accampamento di... Qua, insomma, andiamo qua. Safe journeys. Qui c'è un Quetzal di Final Fantasy 8 che mi sta... Mi sta portando... Eccoci qua. Perfetto. Vediamo un po' qua cosa posso fare. Oh, Lonian, devo consegnargli qualcosa. State cercando qualcosa? L'intruglio di Namus, ok. Perfetto. Melponet è questo qua. Buongiorno. Che mi avevo appena dato. Unguento di Polinia. Perfetto. Questi mi danno quest. Quindi aspettiamo. Andiamo prima a completare le altre. Quindi eliminati i miei Pigus dal pelo corto, che sono in questa zona, quindi indietro. Prate il piatto preparato a Namus e gli Alpex. Ok, quindi facciamo questo. Torniamo un attimo indietro. Ok. Siamo quasi nella zona. Ok, dobbiamo iniziare a vedere i nemici che ci servono. Mi figo dal pelo corto. Eccoli qua. Ma ciao. Ma che bello, ma che bello che è. Ma salve. La devo far schiattare. Cannato la combo. Mi spiace di aver cannato la combo. Ok. Cos'è che droppano un tubo? Ne mancano solo altri 7. Evviva! Quasi a questo riusciamo a fare il critico. Sì. Queste urla sono davvero qualcosa di sconcertante. Non smetterò mai di dirlo. Tu non c'è neanche un modo per abbassarle un po', ragazzi. Cioè, guardate. E posso abbassare il volume complessivo, ma... Allora. Eccolo qua. Vai, vai, ancora un po'. Un po'. Ok. Un po' forti questi. Tanto sono resistenti. Io non faccio sempre sto gran danno. Questo l'abbiamo shottato per bene. Altri 4. Questo, questi sono carini, mi dispiace. Guardate che bello, c'è pure Scodinzola anche.
Abbiamo una delle nostre 10.000 pozze. Va sempre bene. Dai, Shana. Dai, sei anche salita di livello, Shana. Questo. Ah. Gli ultimi due. Ciao Aris. Ce n'è uno. Ultimo. The last but not the least. Super danno. Ok, io adesso facciamo queste due qua. Ti mostri qui gli Abex di bosco. Dovrò essere in... ah, sempre in questa zona. Abex di bosco. Quindi inoltriamoci magari un po'. Pelo corto. Abex di bosco. Sono questi. Ma cobolline anche questi. Ma guardate quanto sono carini. Perché li devo ammazzare? Dalle cornate mi dà. Questi sono tre, fortunatamente. Dobbiamo raccogliere le pellicce. Ultimo. Avanti, colpi critici da dietro. Perfetto. Andiamo a consegnare un po' di cosucce. E per fare una richiesta degli Elim. Allora, Namus, devo fare qua un paio di cose. Cosa vi è successo? Allora, questa. E quella delle pellicce a chi va riportata? Fino qua. Spatti. Allora facciamo una cosa. Facciamo questa qua del flauto. Benvenuto. Qua. Proteggete la foresta. Guardate il flauto di Elim per vegliare i dormenti anziani. Cos'è sta cosa? Ad Acarius. Alla campagna di Nimelf. Acarius è dove dovevamo andare a consegnare... Aspettate però. Sto flauto qua, questo. Flauto ricavato da uno dei rami di Damino. Con esso è possibile svegliare gli anziani. Ma dove va usato? Dobbiamo parlare con Ampeis qua comunque. Ho troppo da fare. Ladri di funghi. È giù. Oh. Ah, ricompensa. Elisir della vita piccolo. Frammento.
Benvenuto. Forse non lo conoscete. Proteggete la foresta. Allora, qui minerale sospetto. Dov'è che devo andare a attivare questa qua ricerca? Ok, beh, allora direi a sto punto andiamo a consegnare la missione, questa qua che è rimasta, questa qua del... questa qua di consegna gli abiti qua. Andiamo a consegnarli a chi? A Mune. Mune era mica qua. Eccola qua. Salve. Andate. Mune. Ah, è quella che parlava tutta così. Perfetto. Ok. Ultimi minuti prima di chiudere. Entrate. Controlliamo se abbiamo qualcosa da comprare. Allora. C'è 9:21. Vorrei un'altra di queste, sinceramente. Un attimo. Prendiamo un attimo qualcosa. Ah, l'inventario è pieno. Ok, allora sfruttiamo un attimo qui per vendere qualcosina. Diamo questi. Diamo questi. Questi. Vabbè, inutile qua che non ci serve. Me ne faccio di sta roba. Assolutamente niente. Ok. Abbiamo un altro pugnale del mercenario da poter equipaggiare. No, non credo. Infatti. Acquista. No. Non posso equipaggiare due pugnali. Due pugnali del mercenario, non capisco. No. Vabbè, mi arrendo. Qua c'è il cofanetto magico. Va bene, qui è a posto così. Un'altra missione mi dà questa. Consegna gli abiti a Pernos 2. Va bene. Non la faremo adesso, ma... Arrivederci, guardate. Vediamo se ho nuovi abiti da poter acquistare. No, quelli di pelle. Se ce li abbiamo già, questi a livello 10. Arrivederci. Ok, mettiamo qui l'ultima missione, anche se non la facciamo adesso, che è questa. Questa qua, facciamo. Vediamola. Ok, raga. Guardate che carini. Polli. Ok, ragazzi. Direi che per questa puntata è tutto. E ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, commentate. Continuate a seguire la serie. E scusate sempre per queste quest un po' morte. Spero che andando avanti le cose migliorino. E dalla mia bellissima e affascinantissima e scianissima Shana. È tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Che dire, bye bye.